Diamo il benvenuto a Radio Rider a Claudio Federici. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto, benvenuto alla, come ospite. Noi solitamente i crossisti ne abbiamo pochi di ospiti, sebbene essendo noi crossisti, quindi siamo sinceramente emozionati di avere una voce del genere con noi. Comunque, prima di abbandoniamoci subito, scrolliamoci subito di dosso l'emozione, i brividi, e entriamo nell'argomento principe di questa puntata, cioè il Gran Premio d'Indonesia a Pangkal Pinang, là, ping pong, là, come si chiamava la pista? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Allora, Claudio, come l'hai vista tu? Noi abbiamo visto un pantano, non so se tu sei in grado di fare un giudizio un pochettino più articolato di questa pista, in generale della struttura, dell'impianto. Beh, penso che sia una gara abbastanza particolare, un bel po' condizionata dal tempo e poi soprattutto perché era una pista artificiale, quindi terra riportata nei giorni precedenti, comunque l'ha resa ancora più morbida, quindi ancora più difficile di una pista magari che potrebbe essere permanente. Certo, però effettivamente si è notata una stranezza sul terreno, sulla preparazione, cioè c'erano dei punti, nonostante, vabbè, facciamo un piccolo preambolo, ha diluviato praticamente per tutto il periodo, per tutto il weekend della gara, al punto che la seconda manche dell'MXGP è stata annullata perché la pista era in condizioni eccessivamente proibitive anche per dei piloti come quelli del mondiale, quindi immaginiamo quello che sarebbe potuta essere per dei poveri cristi amatori come noi. Però dicevo, era comunque strano il fatto che in alcune zone fosse dura, viscida quasi, soprattutto quando pioveva, e poi c'erano dei punti tipo, che so, 50 metri di rettilineo, a metà rettilineo di pantano totale, sembravano le gare nel fango, quelle che devi riuscire ad emergere, a sopravvivere, e quindi probabilmente c'è stato anche un errore nella preparazione del terreno, no Claudio? Beh, quello bisogna un attimino, cioè sicuramente... Allora ti dico, guarda, da quello che ho visto dalla televisione, perché io l'ho vista in diretta, no, non in diretta, in differita, però l'ho vista in televisione e comunque il terreno sembrava che c'erano dei colori diversi proprio e quindi dei punti dove proprio, come dicevi tu, c'erano dei punti che il colore del terreno era più giallo, più giallastro e sembrava che asciugava prima e faceva quasi polvere. Altri punti dove il terreno era molto più scuro e sembrava che c'erano le sabbie mobili, perché praticamente era un terreno al loto attraversarlo questo punto scuro. Sì. E sebbene visto, praticamente si fermavano proprio, c'era quel tratto di sabbie mobili, chiamiamole, che arrivavano i piloti prima di quel punto, che cercavano di capire qual era la traiettoria migliore per evitare gli avversari che erano fermi lì, perché la maggior parte si sono fermati tutti in quel punto. Allora, passando un attimo alla cronaca della gara, ha vinto Simpson davanti a Koldenhoff e De Salle, quarto Cairoli, però io quello che volevo dire a Claudio è, dato che il sabato hanno fatto solo le prove libere, poi hanno annullato tutto per eccessiva pioggia e sono partiti con i tempi delle prove libere. Quanto è difficile per un pilota provare, diciamo, la pista solo per 20 minuti di prove libere, oppure date quelle condizioni, quindi era solo di sopravvivenza, era poco influente la cosa, cioè andavi dentro e davi gas e basta? Allora, vabbè, a parte che comunque sono stati 20 minuti per tutti, la pista era nuova e nessuno la conosceva e quindi erano tutti comunque allo stesso livello, allo stesso livello di capacità di imparare la pista. Ecco, la cosa differente dai comuni normali e loro è che loro hanno tantissime capacità di adattamento, quindi si adattano ad un circuito con molto meno tempo di quanto ci possiamo adattare noi, perché ormai mi metto io tra i comuni mortali. Sì, sì. Quindi loro con 20 minuti già la pista la sapevano, l'hanno misurata e già riuscivano a dare il loro 100%. Certo, ma passando poi, cioè parlando poi di come è andata la gara, concretamente abbiamo visto la vittoria di Simpson, un po' anomalo, insomma. Simpson, Koldenhoff, De Salle terzo, sembra insomma essere tornato quello dei tempi passati, però possiamo dire, proprio riagganciandoci al discorso di quei famigerati 50 metri di sabbie mobili che hanno condizionato un po' tutta la gara, che
quello che ne è uscito vincitore, guarda caso, dove c'è da usare il cervello, dove c'è da usare l'astuzia, è uscito vincitore in ottica mondiale Antonio Cairoli, che ha finito quarto, mentre invece sia Kaiser che Febbre sono sprofondati, e Erlings anche, sono sprofondati in quel sabbione nelle retrovie. Sì, c'è da dire che comunque Antonio, a differenza loro, ha tantissima esperienza, perché comunque, essendo magari un pochino più grande, è avvantaggiato proprio dall'esperienza, e infatti lui non ha rischiato zero, cioè è proprio stato lì con molta calma, ha perso posizioni nei primi giri, quindi è stato proprio guardingo. E non l'ha fregato al punto dove potevi buttare la gara, e infatti lui magari preferiva perdere del tempo proprio in quel punto, quindi prima di arrivare a quel punto, ed affrontarlo ogni volta, ogni giro, sorpassandolo, perché lì veramente magari arriva, c'era per dire, c'era Salle che lui arrivava, era quello che lo faceva più forte di tutti, ma è quello che rischiava più volte di tutti di rimanere piantato, che talmente lo faceva forte che si impiantava dentro. Invece Antonio riusciva quasi a galleggiarlo a quel punto. Certo. E a proposito, quindi, di Tori, diciamo, no? Ecco, questa è la cosa tra Geyser e Febbre e Antonio. Comunque c'è da dire che Antonio lì ha fatto prevalere la sua esperienza. Certo. A proposito di Simpson, io direi che comunque lui è un pilota inglese ed è molto, in Inghilterra comunque si corre tantissimo su questo tipo di terreni, comunque è molto più, cioè piove parecchio, quindi i terreni, la maggior parte dei campionati inglesi che fanno, le piste si distruggono in quella maniera. E poi altra cosa è proprio che lui non aveva niente da perdere, e quindi certo, se faceva limbo, se faceva niente, nessuno l'avrebbe fatto caso. Certo. E soprattutto neanche il risultato, cioè neanche sta tanto a guardare il campionato. Certo, per lui era una grande occasione. Aveva molta meno pressione di errore. Certo. Allora, a proposito, dicevo poc'anzi, no? Poi Claudio ha continuato giustamente il discorso, a proposito di gente che va giù a gas spalancato come Tori, noi abbiamo avuto un bel cinghialotto che si è vinto una Machina MX2, però ne parleremo subito dopo la canzone, perché Claudio Federici rimane con noi, tra poco rientriamo. Giallo Romania, sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana, questa è dedicata a voi da Piotta alias il Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro tu ti sciogli piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tu ti sciogli piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del Giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco in alto e in basso, il tocco dai collasso come miele appiccica, nel sesso mizzica, se pizzica, se muzzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone, ma tette sole, Febbre dell'amore come Buscaglione, il dritto di Chicago, suscito passione con la mossa del Giaguaro, e bravo, mamo come te paro, para del culo da River Giaguaro, me te sciogli in mano, te sciogli piano, a cottura lenta, il piatto è prelibato, il Giaguaro, con sta mossa è troppo forte, chi bastona primo bastona due volte. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo amaro. Con la mano sono Giaguaro, son Lazzi, io non lavoro manco se m'ammazzi, viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda scalda quel gran pezzo dell'Ubalda, bamba, disco samba, un po' di rumba, arrivar Giaguaro un urlo nella giungla, muovi la mano giovannona coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba, come Ramba, stile pornografico, mascio Piotta, muscio decamerotico, entro esco, non vengo presto, meglio un ritardo che il tuo pretesto, stress, lavoro, impegni, sii più onesto, prima o poi te lo butto in del posto, pacco, doppio pacco contro paccotto, occhio malocchio per sembrare finocchio. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo amaro. Pischelle belle
pelle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a pelle. Il giaguaro è nei paraggi, assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, anche a tette grosse come Lolo Ferrari, io turi e compari, flamine e corveleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizi e tu non ce l'hai, tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato. Anfami, dedicata a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendimi poi in mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendimi poi in mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano. Del giaguaro, prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro, prendi questo ritmo amaro. Con la mossa del giaguaro, tutti. Allora, mi sembra anche ovvio che con un ospite del genere, col giaguaro romano Claudio Federici, gli abbiamo dedicato la canzoncina del Piotta, sperando di aver fatto cosa gradita. Sperando di aver fatto... Calcola che è nata. Sì. È nata proprio per quello, giaguaro romano, è nata per proprio della canzone del Piotta. Alla grande allora, alla grande. In pieno, allora. Alla grande. Allora, nel fuori onda abbiamo un po' raccontato di vicende belle extra pista, di cui avremo modo anche di parlare prossimamente con un altro progetto che riguarda Radio Rider. In onda dobbiamo essere più, come si dice, politically correct, dicono quelli bravi. Quindi ritorniamo a parlare del Gran Premio d'Indonesia Motocross con un pensiero anche sulla MX2, dove dopo quasi 20 anni, l'ultima volta era successo con Alex Puzar nel 98, pilota che poi tra l'altro con Claudio ha avuto dei trascorsi, visto che si sono confrontati diverse volte in pista, una TM è andata a vincere una manche del mondiale, c'è riuscita con Samuele Bernardini, che tra l'altro ha stracciato tutti, ha dato 1 minuto e mezzo a Sewer. Te l'aspettavi, Claudio, una dimostrazione di forza così da parte del Berna? Beh no, proprio così no, non me l'aspettavo, però io ho visto anche la MX2 e ho visto la prima mancia che lui praticamente è partito terzo o quarto, comunque è partito abbastanza bene, in due giri ha attaccato il terzo, ha attaccato il secondo e poi praticamente, vabbè, qualche errore di troppo, la foga che comunque si è trovato lì davanti, che non era... non era preparato, diciamo, certo. Che forse non se l'aspettava e quindi ha perso qualche posizione, poi ha fatto qualche errorino, forse si è stancato un pochino troppo proprio dovuto da questa pressione di stare lì davanti, no? Certo. E quindi l'ho visto la prima mancia, l'avevo visto molto bene, la seconda mancia quando era lì non mi ha sorpreso più di tanto, perché la prima l'ha fatta veramente bene. Solo che la seconda, cioè, senza parole, cioè, gli 10 secondi al giro gli dava al secondo, cioè un animale, veramente un cinghiale, come lo chiamano, è proprio un cinghiale. Un cinghiale, perché senti. Ha fatto una grandissima gara, comunque sicuramente anche lì le condizioni della pista l'hanno, diciamo, avvantaggiato, proprio devono essere avvantaggiati anche gli altri. Alla certo. Fine. Scusa. E lui con quei piedoni a terra alla fine è riuscito a portare a termine una gara senza errori, oppure con molto meno errori degli altri, perché qualche errore purtroppo è capitato. Era inevitabile con quel fango fare errori. A non fare gli errori, però sono stato felicissimo, contentissimo, anzi mi ero mezzo stranito quando ho sentito, c'erano delle voci che dicevano che forse gli annullavano, diciamo, sì, annullavano quella seconda mancia. Infatti, e quindi mi sarebbe dispiaciuto, perché poi alla fine con tutto quel culo, tra virgolette, che si sono fatti. No, infatti Claudio, se fosse, immagino adesso così, buttata là, fosse successo a te, arrivavi primo, magari che so, mancava un giro alla scadenza del tempo regolamentare che permetteva di convalidare e dare per conclusa la manche, ti dicevano guarda, gara interrotta, bisogna ripartire, oppure gara annullata, che avresti fatto? No, guarda, è successo un'altra una volta anche a me in Austria, eravamo in Austria che praticamente
io ero primo, adesso non mi ricordo come è successa la cosa, però praticamente, ero dietro, e io pian pianino rimontato, finché ho preso pallettate di fango a non finire, senza occhiali e quant'altro, un culo della miseria. Praticamente abbiamo fatto tutta la manche, quindi l'abbiamo terminata la manche, io ho vinto la manche, e loro che hanno fatto, oltre che l'abbiamo finita, l'hanno interrotta, l'hanno comunque convalidata al giro che io ero ancora secondo, quindi il giro dopo sono passato in testa, loro l'hanno data convalida fino al giro precedente, quindi ho vinto la gara, 45 minuti in mezzo al fango e la pioggia, e loro hanno dato la gara valida a metà gara, quando io ero ancora secondo. Quindi praticamente io ho acceso la moto e gliela volevo tirare addosso, giustamente. Però poi mi ha fermato De Carli, giustamente. Ma ha fermato De Carli, perché altrimenti ci andai e andavo addosso veramente. Senti. E comunque no, non si fa, no, cioè secondo me a un certo punto, allora, o la blocchi quando è ora di bloccarla, metti a bandiera rossa, blocchi la gara annullata o valida fino a quel giro che tu comunque hai compiuto, non puoi far fare 40 minuti di gara e poi la convalidi per 20, no, secondo me non sta. Assolutamente. Allora, ritornando al discorso Indonesia, già abbiamo introdotto un po' quello che volevamo, la seconda parte del discorso che volevamo fare con Claudio, cioè quello relativo proprio ai suoi trascorsi, al suo passato. Tu hai corso in Indonesia, no? Si è molto discusso del fatto che la zona fosse una zona piovosa, addirittura qualcuno ha detto che era la stagione dei monsoni, invece pare che non fosse, alcuni esperti meteorologi hanno detto no, lì non è che è la stagione dei monsoni, è che lì proprio piove tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, dice pensa che palle, però così è in quella zona lì. Mentre però ne parleremo subito dopo la canzone, perché Claudio Federici rimane con noi, tra poco rientriamo.
Mentre invece sulla pista, la pista dove hai corso te, raccontava Claudio De Carli che il problema era proprio un caldo asfissiante, cioè c'era effettivamente questo problema, oppure anche da, nella zona vostra c'è stato, vi è capitato di prendere secchiate d'acqua? No, guarda, come dice Claudio, un caldo che si moriva, un'umidità, penso ci sarà stata 200% d'umidità, perché una cosa sembrava che avevi il... Giuro, sembrava che ti avevano arrotolato la faccia con il domopack, non respiravi, cioè avevi una busta di plastica sul viso e tu dovevi fare la gara così, quindi ti mancava l'aria, mancavano le forze, mancava l'ossigeno e poi un caldo, una polvere fuori normale perché la pista si asciugava in pochissimo, non erano attrezzati per bagnarla. Quindi diciamo che il confronto alla pista che avevano creato lì in questa gara, insomma in Indonesia nel 2017, confronto a quando correvamo, ci ho corso io che era nel 96-97, una cosa del genere, totalmente più organizzati adesso, molto di più. Pensa un po'. Però noi non abbiamo preso l'acqua, ecco. Almeno quello. Senti, Cla, invece adesso per fare diciamo un po' di polemica, no? Hai parlato giustamente che tu hai corso in Indonesia e le manche prima erano da 45 minuti e adesso il mondiale invece hanno ridotto anche a 30 e oltretutto non si fanno più le qualifiche come quando invece tu hai fatto la gavetta, le qualifiche si fa la manche, 125 e tutto quanto. Quant'è più forse, ecco, ti volevo chiedere se era più facile il motocross adesso rispetto a prima? Beh, diciamo non si può proprio paragonare, per me se non lo vivi, ogni era, a ogni epoca, ogni anno ha un suo, perché sicuramente ti dico, adesso sono più difficili le moto, cioè è molto più faticoso guidare una moto di oggi, perché comunque un 450 di oggi ha 70 cavalli e quindi domarli è totalmente differente, è più difficile, la pista si segna e si buca in un'altra maniera, quindi le piste sono molto più difficili, non tanto come ostacoli, ma proprio come si forma, nel girarci sopra. Sì. Però ti posso dire che i 45 minuti di manche, che a volte arrivavamo quasi a 50, erano belle devastanti comunque, certo. Erano devastanti, sì, le piste non si scavavano così tanto, però erano molto stancanti. Certo, Claudio, poi, una cosa, scusa, te lo fanno tanto pure per la televisione, che comunque 45-50 minuti davanti alla televisione a vedere una mancia, dopo un po' magari ti rompi le scatole. Certo. Ovviamente. No, ti volevo dire proprio a proposito di quello che stavi dicendo adesso in merito proprio alla tenuta fisica, comunque al fatto che una manche più lunga era ovviamente atleticamente più probante, è cambiato non solo il modo di guidare la moto, ma credo rispetto a quando facevi il mondiale te anche il modo di allenarsi. Ora tu hai una scuola di motocross in cui principalmente però ti dedichi diciamo all'aspetto amatoriale, avrai sicuramente anche dei piloti che corrono a livelli alti, però in generale puoi riscontrare, conoscendo poi bene il team De Carli, Antonio Cairoli, un modo diverso di allenarsi rispetto ai tempi tuoi? Sì, totalmente diverso, totalmente, sono uscite tecniche nuove di allenamento che comunque noi non utilizzavamo, cioè, poi io parlo di me, ma anche gli altri eravamo molto più rochi della situazione, comunque ci allenavamo più con le galline, con i sacchi di cemento e adesso ci sono allenamenti funzionali, functional training con il kettlebell, con quello, con quell'altro, che comunque ti danno, vabbè, adesso serve quello, perché comunque si sono tutti è avanzato l'allenamento in moto, è avanzato l'allenamento fuori dalla moto, quindi non basta più la corsetta a piedi o portare le galline o i sacchi sulle spalle, ma ti devi allenare in questi modi che comunque sono usciti fuori, queste tecniche nuove. Certo. Quindi è totalmente diverso. E poi soprattutto una volta, quando eri piccolo, diciamo che comunque facevi ancora gare di campionato italiano, piccolo tra virgolette, comunque gare di campionato italiano,
che non avevi la possibilità di allenarti durante la settimana tutte quelle volte, queste volte che si allenano adesso i ragazzi che fanno i campionati italiani, che sembra che praticamente sono già arrivati, piloti già stra arrivati, si allenano 5 volte a settimana come se facessero il mondiale. Una volta non era così, facevi il campionato italiano, c'avevi la possibilità di andare a allenare 2-3 volte a settimana e quindi facevi il salto di qualità quando arrivavi al mondiale, che poi eri un professionista, vi lasciavi tutto quanto e facevi quello sport come il lavoro. E forse rispetto a prima, Claudio, adesso forse i ragazzi di oggi hanno anche un po', come si può dire, aiutami. Non so, io ti guardo che fai il gesto, ma che vuoi dire, forse un pochettino più la puzzetta sotto ecco, il naso? Diciamo così. Beh, sì, guarda, secondo me il fatto proprio che comunque, intanto la colpa non ce l'hanno tanti piloti, ma ce l'hanno i genitori. Partiamo proprio da questo, perché tu come nel calcio si sembra che tutti hanno il proprio figlio, hanno il campione del mondo, il Cairoli sotto le mani, e invece dovrebbero un attimino guardarsi intorno e essere un pochino più realisti. E poi soprattutto, ecco, fare cioè lasciare tutto, lasciare la scuola, lasciare la casa, abbandonare il tutto e dedicarsi tutto al motocross. Sì, è una cosa giusta, se però comunque uno è realista e vede che comunque c'è sta veramente una strada, perché tanti lasciano la scuola, lasciano casa, lasciano il lavoro, lasciano qualsiasi cosa, si dedicano al motocross, dopo 5 anni stanno in mezzo alla strada perché comunque non hanno realizzato niente. Purtroppo è così. Purtroppo è una realtà amara e meriterebbe questo argomento una lunghissima riflessione, ma il tempo tiranno ci costringe a tagliare, a chiudere così questo bellissimo collegamento che abbiamo fatto con Claudio Federici, che ringraziamo enormemente della disponibilità. Claudio, tra l'altro, lo diciamo, sarà protagonista, l'abbiamo detto anche prima, di un nuovo capitolo di Radio Rider, e si è già offerto, ha già dato disponibilità, quindi noi ben volentieri invaderemo il suo lavoro. Quindi è un piacere. Benissimo. Almeno ci facciamo anche 4 risate. Beh, speriamo che me lo dici quando è finita. Va bene. Ringraziamo di nuovo Claudio Federici. Grazie, un caro Claudio. Saluto e alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a voi, è stato un piacere. Mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale. 5 secondi e andiamo in